Sono passati 10 anni da quando sono entrato nel Guinness World Record per aver pubblicato su Facebook il post con più commenti al mondo. E ancora oggi, nonostante sia passato così tanto tempo e nel frattempo io abbia fatto cose molto più interessanti, le persone che incontro continuano a chiedermi come ci sia riuscito. Ma la verità è che non c'è una risposta precisa a questa domanda, perché, come tutte le imprese che hanno un successo inaspettato, il risultato è sempre frutto di diversi fattori. Nel mio caso, intuizione, sperimentazione, tanta strategia, empatia e senza dubbio fortuna. Intuizione non vuol dire soltanto avere una buona idea, ma riuscire a scegliere quella giusta tra le tante che ci vengono sotto la doccia. Nel mio caso l'intuizione era arrivata nel 2009. Io ero all'università e avevo creato Crashdown, un blog di opinione su cui scrivevo tutti i giorni e che era cresciuto fino a raggiungere i 200.000 lettori al giorno, ma che iniziava a cedere il passo all'esplosione dei social media in Italia. Avevo dunque bisogno di un'idea che mi permettesse di emergere e farmi notare, così da poter raggiungere un grosso pubblico e coinvolgerlo nei miei contenuti, per riuscire gradualmente a trasferire tutta la mia attività di content creator direttamente sui social media. Qui entra in gioco il secondo fattore, quello della sperimentazione. Il potenziale dei social era già evidente perché per la prima volta trasformavano il flusso unidirezionale dei siti web, cioè io scrivo e voi leggete, in un rapporto bidirezionale, dove il lettore può a sua volta rispondere, interagire, discutere e quindi creare un nuovo contenuto. Per questo motivo io avevo cominciato a studiare tutte le caratteristiche, gli algoritmi e le funzionalità più nascoste delle piattaforme social per riuscire a trovare le leve giuste con cui raggiungere il pubblico e creare engagement in modo efficace. Il 14 settembre 2009 morì l'attore Patrick Swayze. Cosa c'entra, direte voi? C'entra perché tra le tante news sulla sua morte io scoprii per puro caso che il post con cui veniva annunciata la scomparsa dell'attore sulla sua pagina ufficiale era entrato nel Guinness World Record come il post con più commenti al mondo, in quanto oltre 10.000 fan l'avevano commentato con messaggi di cordoglio. Nacque così l'idea di lanciare un esperimento e di scrivere un post sulla mia pagina Facebook, nonostante il target e i contenuti fossero soltanto in italiano, per scoprire quanto il mio pubblico fosse reattivo. Non feci però neanche in tempo ad elaborare questa idea che una nuova notizia apparve sulla stampa. Il post della pagina di Patrick Swayze era stato battuto e a batterlo era stata la pagina di Cityville, uno dei browser game più diffusi in quel periodo con oltre 90 milioni di giocatori nel mondo, che aveva lanciato una campagna di marketing coinvolgendo oltre 290.000 persone che avevano commentato quel post facendolo diventare il nuovo record del mondo. In pochissimo tempo l'asticella si era alzata, e di parecchio anche. Non potevo semplicemente scrivere un post e chiedere ad amici e follower di lasciare 100 commenti ciascuno per battere il record precedente. Serviva qualcosa di molto più elaborato. Qui arriva il momento in cui bisogna fare i conti con il fatto che una buona idea da sola non basta. Serve una strategia. La mia si basava su 3 elementi. Il primo era quello di stringere accordi e quindi contattare siti web, forum, piattaforme, gruppi e qualsiasi altro spazio di aggregazione online che avesse la forza di ingaggiare la propria nicchia di riferimento. Quello che gli chiedevo era di invitare i propri utenti ad unirsi alla mia sfida e lasciare un commento al post. Il secondo fattore era quello di trasformare il mio post non in un mero elenco di commenti singoli, fatti di saluti e battutine, ma in un luogo di discussione dove le persone potessero restare a parlare come in una infinita chat di gruppo. Contavo così di avvantaggiarmi della differenza che c'è tra un guestbook, dove ogni utente lascia un solo commento, e un thread di discussione, dove invece le persone scrivono, poi rispondono, poi ribattono, discutono, lasciando così decine e decine di messaggi. Il terzo fattore era quello di raggiungere il cosiddetto livello di attivazione, ovvero dovevo innescare, esattamente come avviene in una reazione chimica, un effetto a catena che avrebbe autoalimentato il post sempre con nuovi commenti. E nel mio caso questo livello di attivazione era dato dalla notiziabilità, cioè dovevo raggiungere un numero di commenti sufficiente per interessare stampa e giornalisti per ottenere i primi articoli,
e ogni volta che io riuscivo ad ottenere un articolo, questo generava una nuova ondata di commenti sul mio post da parte dei suoi lettori e man mano che i commenti aumentavano, io avevo la forza per intercettare un giornale ancora più grande e fargli parlare della mia sfida. Tra questi fattori entrava in gioco il quarto ingrediente, l'empatia. Quell'empatia che mi permetteva di creare contenuti, fare interviste e parlare con le persone per raggiungere un nuovo pubblico e coinvolgerlo nella mia sfida in modo giusto, trasparente ed efficace. Prima di iniziare scrissi al Guinness World Record per candidarmi e chiedere come mi sarei dovuto comportare. Loro accettarono il mio tentativo di battere un record esistente, mi spiegarono tutte le regole e mi dissero che avrebbero monitorato l'andamento del post. Tuttavia, tra le regole che il Guinness World Record mi indicò come essenziali affinché l'impresa si potesse considerare valida, c'era il fatto di contare esclusivamente i commenti unici. Questo significava un utente, un commento, e anche se qualcuno avesse commentato 1000 volte, sarebbe valso comunque come uno. Questo chiaramente complicava ancora le cose e stravolgeva anche i miei piani, ma io decisi di adattare la mia strategia e andare avanti. Fu così che il 10 gennaio 2011 pubblicai sulla mia pagina Facebook Roberto Esposito il post che sarebbe diventato un record. Per il formato scelsi le note, che oggi non esistono più su Facebook, ma che ai tempi era l'unico formato che mi permetteva poi di modificare il titolo così da aggiornarlo con il numero di commenti e attirare l'attenzione degli utenti già ad una prima occhiata. Il post era soltanto una frase e diceva: questo sarà il post con più commenti al mondo. Punto. Mi diedi da fare subito con i miei amici e anche se tutti i nostri commenti contavano come uno, decidemmo comunque di pubblicarne decine ogni giorno per favorire la diffusione del post. E in questo modo scoprimo subito i primi ostacoli, perché dovete sapere che Facebook impone un numero massimo di commenti che si possono pubblicare al minuto, all'ora e al giorno, pena il ban dell'account. Nonostante questo però la strategia funzionò. Le prime settimane furono senza dubbio le più difficili perché il post cresceva di poche centinaia di commenti al giorno e battere un record del mondo sembrava davvero un obiettivo lontanissimo. Poi però devo dire che dopo qualche settimana il post iniziò ad acquistare velocità, ad autoalimentarsi e quindi i commenti diventarono migliaia e nell'ultimo periodo decine di migliaia al giorno. Al secondo mese ricevo una chiamata dal Guinness World Record che mi dice: le regole sono cambiate, non si contano più i commenti unici, si contano i commenti totali. Questo perché il post stava crescendo ad una velocità tale che era diventato tecnicamente impossibile riuscire a contare i commenti unici. E ad un certo punto c'erano decine e decine di nuovi commenti ad ogni refresh che era impossibile anche solo leggere tutti questi commenti. E se qualcuno provava ad aprirli nel browser, la pagina diventava talmente lunga che il browser stesso andava in crash. In meno di 3 mesi, il 31 marzo, il mio post superò i 290.000 commenti di Cityville, entrando ufficialmente nel Guinness World Record. E fu allora che arrivò l'ultima e la più grande ondata, perché tutta la stampa iniziò a parlarne e questo portò migliaia e migliaia di utenti sulla mia pagina Facebook a lasciare un commento al post da record. E quel post, nel giro di poche settimane, superò i 560.000 commenti. In quel periodo io stavo scrivendo la mia tesi di laurea e mi ritrovai letteralmente sommerso da richieste. Interviste, offerte di lavoro, proposte, progetti a cui collaborare. Così decisi di mettere in stand-by la tesi e cogliere l'occasione. E in poche settimane feci oltre 100 interviste di ogni tipo su media nazionali e internazionali, perché ciascuno mi dava la possibilità di raccontare la mia sfida e la mia storia in modo diverso. È inimmaginabile, cioè, leggo un attimo leggo testualmente dal suo sito robertoesposito.com: 72.890 visite, 68 articoli, 5.879 iscritti sulla sua pagina Facebook, 1.956 email, 18 interviste, 29 proposte di lavoro in 3 giorni. Per quanto riguarda le altre proposte invece, io non ero alla ricerca di un lavoro e sinceramente non avevo voglia di mettermi a lavorare per l'idea di qualcun altro. Accettai quindi soltanto le proposte che erano davvero in linea con i miei obiettivi. Prima Greenpeace International, poi America's Cup, poi Mondadori. Ma nel frattempo stavo già lavorando per capire come poter capitalizzare tutto il successo dell'iniziativa e la visibilità che avevo ottenuto verso un obiettivo ancora più grande e ambizioso, quello di fondare una startup. Un anno dopo, infatti, sarebbe nata la mia prima azienda, The Rev.